Ciao a tutti! Oggi in questo nuovo tutorial vorrei mostrarvi come si lavora con i ferri la maglia a rovescio. Il lavoro che vi propongo è molto semplice da realizzare, ma il punto che andremo a lavorare è veramente interessante. Come vedete è molto molto bello, poiché si formano degli intrecci che lo rendono elastico e morbido. Il punto si chiama punto fantasia e si forma lavorando solo maglie a rovescio e gettati, che nel tutorial vi spiegherò passo passo. La particolarità di questo punto è inoltre che è uguale da entrambi le parti. Infatti nel mio lavoro mi ha permesso di realizzare anche il risvolto per il collo. Inoltre il traforato viene impreziosito dalla sfumatura della lana, che cambia durante la lavorazione e rende il tutto molto più particolare. Quindi un semplice rettangolo è diventato un bel capo da poter indossare in vari modi. Infatti può essere sfruttato in tutte le occasioni. Ve lo mostro graficamente e ci mettiamo subito al lavoro. Ho realizzato il lavoro in taglia unica, quindi si adatta un po' a tutte le misure. Ho usato i ferri numero 5 ed ho utilizzato circa 150 g di filato. Il lavoro non è altro che un semplice rettangolo lavorato col punto fantasia. Per cominciare ho montato le maglie del lato più corto, quindi ho montato 63 maglie. Ho montato 63 maglie che sono un multiplo di 3. Le 63 maglie corrispondono all'incirca a 48 cm ed ho lavorato il mio punto fantasia per un'altezza di 110 cm. Giunti a questo punto non ho fatto altro che richiudere il rettangolo su se stesso in due metà, in questo modo. Su uno dei lati ho lasciato qualche centimetro ed ho fissato due bottoni per chiudere i due lati. La parte superiore si è trasformato in un morbido collo. Chi preferisce può sostituire i due bottoni con una semplice cucitura, rendendo così il lavoro un po' più lineare. Vi mostro il materiale che ho utilizzato. Come materiale ho utilizzato questo gomitolone di alpaca fine, che ha una percentuale di alpaca del 60%. Il gomitolo pesa 150 grammi ed è lungo circa 750 metri. Come vedete ci sono delle sfumature molto molto belle, che partono da quelle più chiare fino a raggiungere una gradazione un po' più scura. Per la lavorazione ho utilizzato un ferro numero 5, un pochino più grande di quello consigliato sull'etichetta stessa, perché per dare una maggiore elasticità e morbidezza al capo. Per cominciare il nostro lavoro devo montare sul ferro 63 maglie, che sono un multiplo di 3. Per montare le maglie sul ferro non esiste un unico sistema, ma ne esistono molteplici, quindi ognuno può utilizzare il metodo con cui si trova meglio. Io faccio una serie di nodini che ho spiegato nel mio video precedente. Ora ve lo riassumo brevemente. Che cosa faccio? Parto con l'inizio del filo e calcolo il doppio delle maglie che devo montare. Quindi in questo caso devo montare 63 maglie, quindi io lascerò una lunghezza che è più all'incirca 1,5 m, quindi in questo modo, e poi procedo sul ferro. Monto prima un semplice cappietto così, che regolo con entrambi i fili, quindi regolo la sua tensione, e poi procedo facendo dei semplici cerchietti in cui faccio passare il filo in questo modo. Lavorando in questo modo lavoro le mie 63 maglie. Dopo aver montato le 63 maglie sul ferro, partiamo subito con un giro di base. Questo giro noi lo lavoreremo tutto al rovescio. In questo modo vi mostro come lavorare la maglia e prepariamo la base su cui poi noi costruiremo il nostro punto traforato. Quindi partiamo subito con il lavoro. Allora, posizioniamo il filo sul davanti del ferro,
Con la punta del ferro destro la infiliamo nella maglia in questo modo. Ci facciamo passare la lana intorno, sfiliamo la punta e sganciamo la maglia. Abbiamo lavorato il nostro primo punto. Mantenendo sempre il filo sul davanti del lavoro, infiliamo la punta del ferro destro nella maglia di quello sinistro. Ci facciamo passare la lana intorno, facciamo fuoriuscire la punta e sganciamo la maglia. In questo modo abbiamo già lavorato due maglie. Ve lo mostro ancora una volta. Con la punta del ferro destro la infiliamo nella maglia del ferro sinistro. Ci facciamo passare il filo che manteniamo sempre sul davanti del lavoro intorno alla punta, in questo modo. Poi facciamo fuoriuscire la punta e sganciamo la maglia. In questo modo lavoriamo tutte le nostre 63 maglie. Dopo aver lavorato le 63 maglie al rovescio, ora possiamo partire con il nostro punto traforato. Per la lavorazione ho scelto questo punto che poi si chiama punto fantasia, che è estremamente semplice perché infatti si costruisce su un giro solo. Quindi noi facciamo sempre lo stesso giro sia all'andata che al ritorno del lavoro e si forma attraverso delle maglie lavorate al rovescio ed eggettati. È molto facile, ora ve lo mostro passo passo. Quindi partiamo subito con il nostro lavoro. Allora, con il ferro destro io lavoro le prime due maglie al rovescio, semplicemente come abbiamo fatto prima. Quindi infilo la punta, passo la lana e lavoro la prima maglia. Seconda maglia, infilo la punta, passo la lana, faccio uscire la punta e sgancio. Quindi le prime due maglie sono lavorate. A questo punto faccio il mio primo gettato. Che cosa significa? Non devo fare altro che far passare il filo intorno al ferro. Questo è un gettato. Poi con la punta del ferro destro catturo due maglie insieme. In questo modo le lavoro facendoci passare la lana, sgancio la punta da entrambe e lascio tutte e due, quindi da due maglie io ne ho lavorata una. Da questo momento in poi la ripetizione del ferro non sarà altro che un gettato e due maglie al rovescio lavorate insieme. Quindi un gettato e due maglie al rovescio lavorate insieme. E maglie lavorate insieme. Continuo così per tutto il giro fino ad arrivare alla penultima maglia, così vi mostro come terminare il nostro giro. Giunti a questo punto, lavoriamo l'ultima maglia, quindi del primo giro, e poi tutte le ultime maglie dei nostri giri successivi al rovescio semplicemente. Quindi l'ultima maglia io non faccio nessun gettato, ma la lavoro singolarmente da sola al rovescio. In questo modo. Il nostro primo giro è terminato. Come vedete, si sono già formati i primi trafori e il nostro punto comincia a prendere forma. Ora cominciamo il secondo giro. Il secondo giro e tutti i giri successivi invece si cominciano con due maglie al rovescio. Quindi cominciamo. Prima maglia al rovescio e seconda maglia al rovescio. Dopo le prime due maglie cominciamo di nuovo la sequenza del nostro punto traforato. Quindi gettato, due maglie al rovescio lavorate insieme, in questo modo, quindi sgancio, gettato e due maglie al rovescio lavorate insieme.
e continuo così per tutto il mio lavoro. Quindi l'unica differenza, quindi, che devo assolutamente ricordarmi è che tutti i giri cominciano con due maglie lavorate al rovescio, mentre terminano con una sola maglia. Dopo aver lavorato qualche centimetro, volevo mostrarvi il risultato. Ecco, come potete vedere, il nostro punto ormai ha preso forma e volevo mostrarvi anche la variazione di colori che abbiamo ottenuto. Così, semplicemente lavorando, no la nostra lana ci ha permesso di creare questo effetto molto particolare. Ora continuiamo questa lavorazione per tutta la lunghezza desiderata, quindi lavoriamo dritto così fin quando non abbiamo raggiunto l'altezza che ci permetterà poi appunto di creare il nostro lavoro. Ho lavorato il punto fantasia per un'altezza di 110 cm. Ora, come prossimo passaggio, lavoreremo un ferro di maglie a rovescio, tutte così come si presentano, per preparare la base su cui poi noi andremo a chiudere le nostre maglie. Quindi proseguo in questo modo. Lavorerò tutto a rovescio, sia i punti a rovescio, sia i gettati. In questo modo, tutte 63 maglie. Dopo aver lavorato l'ultimo ferro di maglie a rovescio, possiamo ora chiudere il nostro lavoro e proseguiamo in questo modo. Allora, la prima maglia la lavoro al rovescio. Poi lavoro anche la successiva. Poi porto il filo dall'altro lato. Aggancio la prima maglia e la faccio passare sulla seconda. In questo modo sgancio e abbiamo chiuso la nostra prima maglia. Riporto il filo in avanti e lavoro un'altra maglia al rovescio. Sposto il filo. Catturo l'altra maglia, la faccio passare sulla seconda e sgancio. Abbiamo chiuso anche la seconda maglia e continuo in questo modo. Porto il filo in avanti, lavoro la mia maglia al rovescio, poi sposto il filo indietro, catturo la maglia precedente, la faccio passare su quella successiva, la sgancio e la maglia è chiusa. Quindi lo ripeto ancora una volta. Con il filo sul davanti del lavoro, lavoro una maglia al rovescio. Sposto il filo all'indietro, catturo la prima maglia, la faccio passare sulla seconda e la sgancio. In questo modo chiudiamo tutte le nostre 63 maglie, in modo tale che poi passiamo così poi a cucire il lavoro. Dopo aver fatto l'ultimo giro, quindi aver chiuso tutte le maglie, abbiamo così finito il nostro lavoro. Abbiamo realizzato quindi un rettangolo lungo 110 cm e largo circa 48 cm. Infatti, come potete vedere, questo punto è particolarmente morbido, cioè dà al lavoro molta elasticità. Infatti, con 63 maglie abbiamo raggiunto una larghezza di circa 48 cm. Ecco qui. A questo punto non ci rimane che assemblare definitivamente, quindi fare i nostri assemblamenti finali. Quindi, come primo passaggio, noi uniamo le estremità del nostro lavoro e ricaviamo la metà. Lo pieghiamo in questo modo, quindi uniamo le due parti finali e praticamente alla metà esatta ci infiliamo uno spillo in questo modo. Quindi noi a questo punto abbiamo il lavoro diviso esattamente a metà. Su uno dei due lati, solitamente su quello sinistro, quello che poi faremo indosseremo come lato sinistro, andremo a fissare i nostri bottoncini. Allora, come procediamo? Con il metro dal fondo del lavoro calcoliamo circa 16 centimetri in questo modo e per mantenere ecco al 16° centimetro,
punto, infiliamo uno spillino. Poi, dallo spillo, ricalcoliamo altri 10. Al decimo centimetro mettiamo un altro spillo. E questi sono i punti in cui noi andremo a fissare i nostri bottoncini. Quindi ne mettiamo uno dopo 16 centimetri e l'altro dopo 10 centimetri. Li fissiamo con la lana dello stesso colore. Io ho scelto questi due perché riprendono un po' la tonalità della sfumatura più scura. Li fissiamo con la lana e poi procediamo a fissarli, ad abbottonarli dall'altro lato. Dopo aver cucito i nostri bottoni, controlliamo che le due estremità combacino perfettamente. E controlliamo che il lavoro si ritrovi giusto alla metà, quindi posizionato sullo spillo che avevamo inserito prima. Ora passiamo alla bottonatura. Questo punto è un punto talmente morbido ed elastico che ci permette di abbottonare senza avere delle vere e proprie asole. Infatti, noi faremo in questo modo. All'altro lato del lavoro, a circa 1,5 cm, non faremo altro che allargare un po' una maglia e ci facciamo passare dentro il bottone. Ecco, in questo modo. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro, quindi a 10 centimetri di lontananza, circa 1,5 cm, allarghiamo la nostra maglia e ci facciamo passare il bottone. Ecco. Siamo riuscite così ad abbottonare semplicemente facendolo passare all'interno delle maglie. Il nostro lavoro a questo punto è terminato. Infatti, i due bottoncini sul davanti, mettendolo sul dritto, così danno la possibilità anche di formare un collo. Chi preferisce può anche evitare di fissare i bottoncini, può anche fare una semplice cucitura. A un 16 centimetri dall'estremità cucire, lascia 16 centimetri e cuce per 10-12 centimetri. In questo modo può avere un lavoro molto più lineare. Io ho fissato i bottoncini perché, come vi ho mostrato in anteprima, il lavoro può essere indossato sia come uno scialle, quindi in questo modo con i bottoncini davanti, ma anche come un poncho, quindi bottoncini su una spalla e avere così, ecco, l'apertura sul collo. Però ognuno può liberamente scegliere a proprio gusto. Bene, anche questo tutorial è terminato. Spero di essere stata chiara e che il lavoro vi sia piaciuto. Fatemi sapere e a presto.